Pescara non è riuscito a sfruttare il pareggio fra le due formazioni che lo precedono in classifica. Bloccato a sua volta sul pari casalingo dal Brescia, l'undici abruzzese resta al quarto posto in graduatoria. Dal canto suo, il Brescia trae speranza nella lotta per la salvezza dal punto strappato fuori casa. Per i Lombardi è stata una positiva corsa d'inseguimento, apertasi quando Zucchini, di testa, su bella punizione di Nobili, portava in vantaggio i pescaresi. Sulla spinta del vantaggio conseguito, il Pescara accentuava la pressione, ma Cafaro, con qualche buon intervento, rinfrancava i bresciani. Poco dopo la mezz'ora, una punizione di poco alta era il preludio al gol del pareggio ottenuto a sorpresa da Fiorini, che in area sfruttava un'incertezza dei difensori. Pescara all'attacco nella ripresa con grande spinta a centrocampo, ma con poca chiarezza di idee in fase conclusiva, il che permetteva alla difesa bresciana di cavarsela senza danni fino al 27esimo. Ancora una punizione di Nobili, questa volta per La Rosa, che da distanza ravvicinata batteva Cafaro, originava il 2-1. Di nuovo il Brescia sapeva reagire e in 7 minuti pareggiava con Beccalossi, bravo e freddo nello sfruttare l'occasione propizia. Finiva 2-2. Iniziamo con i ricordi, Pescara-Brescia, si fa fatica e sono contento di poter rivivere questi bei momenti. Erano le prime partite, il primo campionato di Serie B, quindi in una piazza e uno stadio bellissimo, me lo ricordo, però erano le prime emozioni perché un campionato di Serie B, venivo dal settore giovanile del Brescia, quindi grande soddisfazione e soprattutto il sogno di diventare un giocatore professionista. E è stato un bel gol, anche se faccio fatica a ricordare perché è un cammino molto importante, perché ho sempre avuto la fortuna di divertirmi e anche per me oggi sarà un percorso molto importante perché non ho mai avuto tempo di rivedere il mio percorso calcistico, quindi cercherò di ricordarmi nel migliore dei modi gli episodi che mi hanno permesso di aver avuto la fortuna di fare il professionista arrivando anche a livelli alti, e quindi insieme faremo questo percorso. Si chiama Evaristo, ha 22 anni, a Brescia, dove gioca, lo chiamano il brasiliano fatto in casa, non solo per il nome. Sì, è Evaristo Beccalossi, interno sinistro, cioè centrocampista. In un referendum tra tecnici e specialisti è stato giudicato il miglior giocatore della Serie B. Se ne andrà da Brescia, è ovvio, non è soltanto un super giocatore, è super richiesto. È anche un super bravo ragazzo, diciamolo. D'accordo con Babbo Luigi e mamma Franca, con molta determinazione, smise di studiare perché il calcio fu la sua scelta. Ha trovato in Seghedoni una specie di babbo tecnico, cioè l'allenatore. Prima della partita, Seghedoni, se può, lo accompagna a casa per salutare i suoi e per sorridere a Danila. Danila, sì, si sposeranno appena finisce il campionato e torneranno qui, a San Polo di Brescia, dove tutti e due sono nati. Lei dice di lui che come giocatore è bravo, anche come fidanzato. Come marito, ripassate dopo il matrimonio, ve lo dirò. Lui, Evaristo, dice di essere consapevole di tutto, anche delle sue capacità, ma anche dei difetti. Difetti, dice Seghedoni, non ne ha. Ha cervello, piedi e tiro buoni. Che volete di più? Quello che dicono gli altri non conta. Nella vita vale quello che si fa e lui in campo ci sa fare. Oggi contro il Cagliari la sua squadra ha perduto 2-1, ma che fatica tenerlo. Di solito uno lo marca stretto e un paio nei dintorni a zona, se no se ne va. Di solito segna e se non segna, ecco, vedete, è rigore. Segna un compagno, quindi il gioco è di squadra. Scatto breve e rapido, visione del gioco, ha imparato a stare in campo e a fare le cose giuste se è in difesa, se è sul centro e se è in zona gol. Passaggio e corsa vanno infatti differenziati e lui lo fa. Sì, Evaristo Beccalossi c'è, sono in molti che lo vogliono e lui tranquillamente gioca, sorride, raramente reagisce ai falli. Guarda lontano, pensa alla Serie A per non deludere se stesso e anche alla maglia azzurra. D'un brasiliano di Brescia potremmo averne bisogno. È un bel effetto rivedere queste immagini, però diciamo che lì, appunto, con la maglia del Brescia vengo dal settore giovanile e ho avuto la possibilità di esordire in prima squadra, e Seghedoni è stato l'allenatore che mi ha preso dalla prima squadra, però il mio grande
grande ricordo va a Mauro Bicicli, perché è stato l'allenatore, tra l'altro il destino volle che è stato un ex giocatore della grande Inter, quindi devo tutta la carriera mia sportiva a Mauro Bicicli, perché le giovanili mi sono sempre divertito, però è anche vero che non ero mai titolare, ho sempre fatto la riserva a livello di allievi, juniores, e Mauro Bicicli è quello che dagli allievi mi portò in prima squadra e a 16 anni feci la prima partita appunto col Brescia in Serie B, e poi da lì il percorso fino alla prima squadra e nel giro di un paio d'anni. Poi rivedere le immagini della mia infanzia e c'è una figura importante che era mio padre. Io nasco da una famiglia normalissima, quindi una famiglia, mio padre era un operaio, quindi si aspettava Natale per poter avere un paio di scarpe, e tutte le cose che ho fatto a livello sportivo non posso non parlare di lui, perché appunto mi accompagnava e me lo portavo sempre con me. Buonasera, siamo a Torino, nei minuti di avvio della partita Torino-Inter. Il punteggio è ancora 0-0. Vediamo in possesso di palla il capitano dell'Inter, Oriali. L'apertura è su Beccalossi, ma si è impossessato della palla Vullo, fermato ancora da Oriali in posizione di ala tornante. Sulla rimessa in gioco del portiere Bordon, ancora Oriali che ha in questa fase davanti a sé Graziani. Il lancio di Oriali vede smarcato Muraro, che entra in area e trafigge il portiere del Torino. È il decimo minuto del primo tempo. Il Torino è passato in vantaggio, l'Inter è passata in vantaggio con un gol di Muraro. Il colpo di testa di Danova, la palla è fermata da Pecci, che avvia subito l'azione offensiva. In profondità verso Pulici, che sorprende in contropiede Bordon e pareggia. È il 23esimo minuto del primo tempo, Torino e Inter tornano in pareggio. Pulici ha annullato il vantaggio di Muraro. Erba non è schierato nel ruolo di libero, come sembrava che Radice volesse fare, ma libero gioca a Salvadori. Erba è centrocampista, se l'avete con Pasinato. Il Torino va in vantaggio con questo gol sul calcio di punizione, segnato proprio da Erba. Siamo al 13esimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Beccalossi. Lunghissimo il calcio d'angolo. Oriali, colpo di testa di Scanziani ed è il nuovo pareggio. Bella volata di Oriali. Beccalossi che porta in vantaggio l'Inter. Rimessa in gioco di Bordon, è corta, Claudio Sala, Iorio, ed è per la terza volta ristabilito il pareggio. È un altro bellissimo ricordo, perché con la maglia dell'Inter, numero 10, una partita spettacolare, e mi dà modo anche di ricordare tutto quel gruppo lì di cui ho avuto la fortuna di fare un percorso sportivo importante, perché erano tutti giocatori italiani. E quindi da Bordona, Canuti, Oriali, ma c'era Altobelli, Muraro, e a distanza di anni credo di essere stato una persona fortunata, perché a distanza di anni ci capita che ci vediamo ogni 2 o 3 mesi tutti insieme per poter rivivere e raccontare, al di là degli episodi sportivi, anche la vita di tutti i giorni, quindi un gruppo forte, e vedere adesso queste immagini veramente mi emoziona molto, perché sono passati tantissimi anni e questo gruppo ha la possibilità di rincontrarsi ancora per fare le cene e creare questo gruppo, mi fa felice perché sono grandi ricordi e soprattutto, oltre che grandi campioni, anche grandi persone. L'Inter ha avuto una buona partenza, manovre veloci di prima e gol sfiorati. Poi la Juventus, una Juventus a passo lento, sembrava quasi destinata a così a cercare di contenere alla meglio le folate dell'Inter. Di colpo la Juve è andata in vantaggio e a questo punto Trapattoni ha tentato una mossa tattica, ha tolto Virdis e ha messo in campo Furino, sembrava determinato a conquistare questa vittoria. Poi l'Inter ha bruciato nel secondo tempo ed ha meritato appunto questa vittoria sulla Juventus.
E ora partiranno le immagini, vedremo subito il gol realizzato dalla Juventus da Cucureddu. Causa tocca a Cucureddu, gran botta e palla alle spalle di Bordone. L'Inter è stata molto determinata, c'è ora un'azione simbolica anche, vedete questo attacco dell'Inter, ora la palla sfiorerà, andrà a Pasinato che rimette e Oriali di testa e c'è una grande parata di Zoff. Poi ora andiamo al secondo tempo ed ecco il gol a sorpresa dell'Inter pareggio, vedete Baresi sorprende tutti e insacca. E questo all'undicesimo, decimo, undicesimo del secondo tempo e subito dopo ecco il pareggio dopo questa gran mischia, gran botta, c'è Beccalossi che tocca e batte Zoff, 2-1. Per concludere diciamo che l'Inter ha meritato questa vittoria sulla Juventus, una vittoria che farà recriminare così perché per i mancati conseguimenti di altri successi, comunque è stata in complesso anche se affolate a tratti una bella partita. Eh beh, questo è uno dei primi grandi ricordi che ho, perché in una grande sfida appunto Inter-Juve, grande partita perché negli anni 80 la Juve aveva grandi campioni, quindi noi avevamo un gruppo di giovani e quindi erano le prime volte che si cercava di creare appunto la rivalità e di batterli era appunto di riferimento, perché ripeto la Juve in quegli anni lì era la squadra più forte. Il gol mi ha permesso appunto 2-1 far gol a Zoff, che era il portiere in quel momento il più forte che ci fosse in circolazione, e anche a livello di tifoseria dopo quel gol lì è chiaro che era aumentata la stima nei miei confronti, quindi pubblico nerazzurro mi coccolò per tutta la mia carriera, mi ha sempre visto bene. E poi finita la partita c'era mio padre che mi aspettava fuori, e quando sono andato lì ci siamo visti a quattro occhi, lui che era simpatizzante juventino si è girato e mi disse: ma proprio te dovevi far gol. E questo è uno dei, al di là del gol, della partita, dei ricordi più belli che ho. Ecco, e sono le immagini che si riferiscono alla prima azione dell'Inter che Beccalossi trasforma in gol. Ecco il tiro imparabile per Cacciatori. L'Inter era partita al galoppo, al 20° secondo aveva già colto una buonissima occasione a segnare, ma Muraro aveva sbagliato. Avete visto poco fa un altro palo di Muraro, la Lazio sembrava incapace di reagire, poi all'improvviso ha incominciato a macinare. Ecco il fallo che a noi sembra sinceramente di Giordano, ma che l'arbitro Agnolini invece assegna alla Lazio e che permetterà alla Lazio di pareggiare. Ecco il tiro, ecco il pareggio. In questa occasione Bordon è sembrato piuttosto fermo e lontano dalla sua posizione ideale. L'Inter si è buttato in avanti nel secondo tempo, a cui si riferiscono queste immagini, e Pasinato, ecco che si impossessa del pallone, lo mette al centro, ecco il cross. Guardate Muraro come sbaglia, è incredibile. Poco dopo Montesi sarà espulso per un fallo di reazione e così l'Inter da quel momento giocherà praticamente, la Lazio giocherà in 10 fino alla fine. Al 26esimo Marini in mischia furibonda riesce a cogliere l'angolo giusto e infila nuovamente Cacciatori, dando due punti molto importanti alla squadra di Bersellini. Presso i bookmaker clandestini, la vittoria della Lazio a San Siro era offerta 8-1, quota addirittura bassa per chi si occupa di statistica. La Lazio non vince infatti questa partita da 22 anni e soprattutto per chi assiste alla partenza dell'Inter, che sfiora immediatamente il gol con Altobelli. La Lazio sgomita per un bel pezzo l'avversario e cede soltanto quando Agnolin la alleggerisce di Montesi, espulso al 10° della ripresa. Forte e ingenua come il famoso gigante buono, l'Inter, per mantenere l'ottima media fin qui realizzata, dovrebbe imparare a distribuire con maggiore acume le sue non poche risorse. Finché dura la condizione atletica, tutto ok, può rimediare ai propri errori, ma domani? Nel primo tempo gli interisti si sono permessi il lusso di trascurare parecchie palle gol. Eccone un'altra, testimone Altobelli.
Visto che il compagno in panne, Becalossi, autore dell'azione precedente, fa tutto da solo e porta in vantaggio l'Inter al 17°. Azione molto limpida, ma prego osservare l'errore di posizione di Cacciatore. Il raddoppio alla portata dell'Inter verso la mezz'ora, quando Cacciatori commette una grave sciocchezza sull'azione di rimessa. Ne esce un palo colpito da Muraro e un salvataggio in extremis di Manfredonia su ginocchiata di caso. Il 2-0 pare vicino ed invece ecco la solita Inter, grande, grossa e tre volte buona. Sulla punizione dal limite, Bordone è fuori posto e Giordano lo infilza con un pallonetto sfottente. Si ricomincia con la solita razione di gol serviti su un piatto d'argento che gli interisti, baresi in questo caso, respingono sdegnosamente. Poi due minuti tutti di Montesi. Si fa ammonire per un fallo su Becalossi, si infortuna e ritorna alla carica nei confronti di Becalossi, quanto basta per essere cacciato da Agnolin e insultato dal pubblico. A questo punto Bob Lovati è proprio nei guai. Tenta di rimediarvi inserendo Labonia, 22 anni di Buenos Aires, al posto di Garlaschelli. Appena entrato, Labonia viene a sua volta ammonito e poco dopo la stessa sorte toccherà a Viola, forse il migliore degli ospiti. Ecco appunto una delle cose più belle di Viola, dribbling e tiro di prima scelta. Ma ridotta la Lazio, Bersellini inserisce una terza punta, Ambu invece di Canuti. E l'Inter passa per merito del centrocampista più arretrato, Marini, il quale si conferma specialista nei tiri da fuori. Ancora un tentativo di Viola e poi l'Inter ritorna ad essere indulgente. Vedete Cacciatori rischiare l'osso del collo per affermare Pasinato e ancora le ultime puntate di Muraro e Ambu che non riescono a togliere ai tifosi interisti la paura di subire una nuova beffa nel finale. La Lazio, poveraccia, conciata così, non può far altro che prendersela con l'arbitro e lo farà puntualmente e sottovoce negli spogliatoi. Anche qua me la ricordo bene, una delle poche partite, me la ricordo bene perché dopo aver fatto questo gol, d'accordo anche nell'analisi di Beppe Viola, che ha avuto appunto la fortuna di conoscere, un grandissimo giornalista, il tiro non era proprio imparabile, però l'azione era stata molto bella. E anche la gioia dopo il gol era molto interessante, perché avevo avuto uno sfogo di rabbia, perché praticamente Bersellini mi aveva visto in una settimana un po' particolare, quindi mi ha tenuto in ritiro dal martedì alla domenica col preparatore atletico e quindi dopo quel gol lì venivo appunto da una settimana che non uscivo, allenamenti e mi ricordo che cercò di farmi capire appunto che per rendere al meglio dovevo comportarmi ogni settimana in quel modo. Io a 22 anni gli ho risposto: mister, mica, non è che posso rimanere in ritiro tutta la vita, voglio anche divertirmi un po', però con l'esperienza si capiva le persone sane che cercavano di darti dei consigli appunto per essere protagonista nel calcio di allora. L'altro derby era il derby di Milano. Derby di Milano che è stato ottimo come ambiente, però è stato turbato nella tecnica del gioco dalle condizioni del terreno, probabilmente un terreno molto scivoloso. Ecco, ne abbiamo subito un esempio. È andata in vantaggio con Becalossi, ha rischiato nel finale di farsi raggiungere e poi con lo stesso Becalossi ha raddoppiato. Ma Gianni Vasino era sul campo, quindi nessuno meglio di lui potrà commentarci queste immagini. Sono immagini che si riferiscono naturalmente al primo tempo e come hai detto giustamente tu, era un campo piuttosto difficile, con la palla incontrollabile e l'equilibrio instabile da parte di tutti i giocatori. Giustamente il Milan ha giocato un po' di rimessa, ma in questo ha favorito un Inter oggi veramente eccezionale, soprattutto perché ha saputo sempre dove mettere i palloni e dove far trovare i suoi uomini liberi per andare in contrattacco. Vediamo alcune azioni del Milan. Come vedete il pallone si spegne generalmente sui piedi degli avversari. E ci avviamo adesso all'azione del primo gol. Siamo al 14°, vedete un calcio d'angolo battuto corto, palla in mezzo all'area, entra Becalossi e infila. Per Albertosi nulla da fare, era coperto. Del resto la difesa del Milan è apparsa piuttosto ferma. Secondo c'è una
Azione dell'Inter, siamo nel secondo tempo. Eccola, vedete? C'è un batti e ribatti lungo. Poi il Milan viene fuori e cerca con Buriani, oggi ha portato molte palle in avanti, di andare nell'area interista. Per buona parte del secondo tempo il Milan ha premuto l'Inter, ma ne ha favorito anche il gioco. Infatti con molta calma gli uomini di Bersellini, questo è il primo derby che l'allenatore dell'Inter riesce a vincere, e sono sempre riusciti a concludere le loro azioni, perlomeno a contenere le sfuriate del Milan. Ecco un'altra azione milanista con palla in area, ma Bordon blocca. È stato senza dubbio questo il momento migliore dell'Inter, ma il Milan evidentemente ha dato tutto. E poi in questa occasione è bravo Albertosi a salvare, ma l'Inter insiste ancora con Muraro, il quale rimette al centro, dove vedrete Becalossi fermo in... ecco, è la seconda rete. Come avete visto, nuovamente la difesa del Milan lascia Becalossi libero. E questo credo che sia stato il marchio di quegli anni dove essere protagonista in un derby, essere stimato dalla propria tifoseria. E la cosa che mi colpì erano i compagni di squadra, che su 11 che giocavano, 8-9 venivano dal settore giovanile, quindi il derby loro sapevano cosa volesse dire. E quindi mi hanno dato fiducia, anche perché in quella squadra lì avevo 3 o 4 giocatori che veramente mi permettevano di coprirmi le spalle. Io dovevo solo pensare a far gol o a fare degli assist in funzione di Muraro e Altobelli. Quindi 2 gol spettacolari, e poi girare per Milano dopo essere stato protagonista da Salumiere, che mi interista, che mi faceva i regali, l'altro milanista un po' più arrabbiato. E poi la cosa che mi colpì, siccome erano i primi anni anche della mia carriera, che prima della partita qualche giornalista aveva messo in dubbio che un giocatore bravo tecnicamente su un campo pesante non poteva giocare. E quindi ero tra dubbi, sì, ma Becalossi gioca, non gioca, invece nel calcio campo pesante, campo bello, campo brutto, uno quando sa fare delle cose deve essere convinto di poterle fare bene. Il campo era impraticabile, però riuscì a essere protagonista. Primo gol è stato un gesto istintivo, perché a volte sentivo parlare Prodezza e quindi non ho fatto altro che seguire la traiettoria della palla, e un gesto istintivo. Il secondo, secondo me, vabbè, ha fatto tutto Muraro, quindi a distanza di anni, grazie a Mura che me l'hai messa lì e dovevo solo metterla dentro. Forse perché con queste polemiche degli ultimi giorni sulla resistenza, sulla continuità dei nostri calciatori, c'è stato così un attimo di incertezza negli spettatori italiani, negli appassionati di calcio, e forse in questa occasione che hanno visto una squadra battersi con una formazione anche più titolata per 90 minuti a pieno ritmo su un terreno che anche forse non congeniale alle caratteristiche di tutti i giocatori, l'impressione è stata che certamente scegliendo gli uomini dati si può giocare ad alto ritmo anche con una mentalità diversa. Effettivamente abbiamo visto dei ragazzi giocare con una mentalità diversa rispetto a quello che è il campionato italiano. Sì, vabbè, naturalmente le partite internazionali hanno esigenze diverse perché gli avversari sono diversi, e certamente in questa formazione che viene attraverso una selezione abbastanza lunga, cominciata con la nazionale pre-juniores e con la juniores, e questi ragazzi arrivano già con una esperienza internazionale che certamente molti dei giocatori delle nostre squadre, quando giocano in campo internazionale, in competizione di coppa, non hanno, perché raramente giocano questi match nei confronti dei nostri azzurrini. Sì, infatti abbiamo visto che dopo il gol tutti ci aspettavamo la solita difesa all'italiana, invece siamo andati sotto anche dopo sull'1-0. Sì, no, la squadra è stata molto ammirevole sotto questo aspetto, perché certamente c'è stata una reazione della formazione jugoslava e la squadra in questo caso si è difesa giustamente, però appena ha potuto ha contrattaccato con molta energia e con molta velocità, cioè ci siamo difesi quando era il caso, però subito proponendo delle azioni di contrattacco che potevano anche portarci al raddoppio e che sarebbe stato veramente un passo importante verso Mosca. Ecco, effettivamente un 1-0 che non può bastare per qualificarci per Mosca. No, non dico che non possa bastare, ma siccome alla fine se si arriverà a pari punti conterà la differenza rete, avere fatto un gol in più poteva essere decisivo. Comunque questo noi è un avvio molto buono sia come risultato numerico, è molto buono anche perché la squadra ha dato una confortante prestazione, per cui ci si può attendere anche in avvenire prestazioni su questo livello, anche se per la verità non bisogna essere troppo ottimisti. Dopo Azeglio Vicini ascoltiamo Bruno Giordano, autore del gol della vittoria. Che vediamo?
Che erano quattro settimane che con la mia squadra, la Lazio, non riuscivo a far gol. Per fortuna oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, si è presentata quell'occasione sul cross di Fanna molto bello e è entrata. Diciamo che l'aspettavo da parecchio tempo questo gol. Ecco, comunque un gol difficile come tuo solito, mentre quelli facili li sbagli. Beh sì, diciamo che ho avuto anche un pochino di sfortuna perché quando ho preso il palo avevo scaltato molto bene il portiere, però purtroppo mi è rimasto il pallone sotto i piedi perché il campo era un pochino così fangoso. Appunto, ho avuto la sfortuna di trovare questo campo. Senti, che differenza hai trovato tra questa Jugoslavia e quella che affrontasti a Pescara, mi sembra, tre anni or sono, in coppia con Paolo Rossi? Sì, diciamo che sono due squadre formidabili. Anche a Pescara mi fecero una grossa impressione. Oggi così abbiamo giocato un pochino meglio noi rispetto a quella partita perché sentivamo molto questa partita e anche perché eravamo un pochino sfavoriti. Appunto, abbiamo voluto dimostrare che così quel carattere si può far tutto. Ma pensi di rimanere in questa formazione fino a Mosca? Ma io sono molto contento se farò parte di questa spedizione così a Mosca. Se poi i tecnici azzurri così mi faranno questo, diciamo, questo favore, io... Insomma, tra Mosca e il campionato europeo a Roma, cosa preferisci? Ma io tutte e due. No, sorrido perché sentire Bruno Giordano che dice chissà se riuscirò ad andare... Io sono sicuro che non ci sono andato, quindi... No, mi fa un certo effetto vedere la maglia azzurra perché come tutti quelli che giocano a calcio, insomma... Essere protagonisti nella propria squadra, l'obiettivo è avere la fortuna e la bravura di indossare la maglia azzurra. Però, insomma, le nazionali giovanili le ho fatte tutte e mi è mancato almeno una presenza in nazionale A. Però è anche vero che in quel periodo lì c'erano anche tantissimi grandi giocatori, quindi nella mia vita personale, anche a livello calcistico, ho sempre cercato di apprezzare le cose positive che avevo. Quindi non ho nessun rammarico, non mi manca non aver raggiunto la nazionale, anche perché nei mondiali dell'82 è chiaro che c'era stata la polemica, Beccalossi sì, Beccalossi no, non fui convocato, ok, mi è mancato un grande risultato sportivo perché poi sono stati bravi, l'Italia ha vinto il campionato del mondo, quindi era composta da grandissimi giocatori. Però si vede che era destino anche lì perché non partecipando al campionato del mondo avevo iniziato l'esperienza di opinionista televisivo e mentre i miei amici, i miei compagni erano a giocare sul campionato del mondo io ero 20 giorni a Monte Carlo a commentare le partite e anche lì pur magari avere un pensiero di dire mi sarebbe piaciuto essere lì ho spostato l'ambizione di dire ok però io sono a Monte Carlo 20 giorni ho la possibilità di commentare le partite quindi ho preso altre cose positive e non sono stato male proprio a Monte Carlo. Quindi grande Italia che ha vinto il mondiale e io ho imparato a fare televisione. L'Inter oggi a San Siro ha fatto soffrire i suoi fans per l'ultima volta. Era tutto pronto per la grande festa, bastava un pareggio per avere la matematica certezza dello scudetto, ma al 17° minuto, è un minuto fatato, un'incertezza di Bordon metteva a Pruzzo in condizioni di segnare. L'Inter, annebbiata e innervosita, non riusciva a esprimersi secondo il suo standard migliore. Riusciva comunque a pareggiare con Oriali, al quale erano passati i gradi di capitano dopo l'indisponibilità di Bini. In tribuna si riaprivano gli stendardi, ma per poco, perché Turone, poco prima che scadesse il tempo, raddoppiava per i romanisti. Addio, siamo alle solite, bisogna soffrire fino in fondo. Così dicevano i plotoni interisti in tribuna, ascoltando dalla radio i gol della Juventus. Hanno sofferto fino a 2 minuti dalla fine, poi Mozzini, con questo gol, ha sistemato la storia del 12° scudetto. Ed allora, champagne per tutti. Beh, champagne. È stata una partita sofferta perché quella era una squadra molto sbarazzina, non faceva calcoli e era stato un percorso, tra l'altro credo che siamo partiti in testa dalla prima giornata e siamo arrivati appunto con la sfida alla Roma che bastava al pari, però mi ricordo che forse è stata la prima volta che prima della partita c'era venuto il braccino, la tensione di non poter riuscire a vincere
E invece poi è andata bene perché Mozzini appunto ha fatto il 2-2 e lì matematicamente abbiamo vinto lo scudetto. E la cosa che mi colpì era proprio che abbiamo festeggiato, ci siamo divertiti. È chiaro che avevamo fatto una cosa importante con un gruppo eccezionale e ogni giocatore era al posto giusto, un grande allenatore che ci faceva anche un mazzo, perché Bessellini veramente ci ha tirato fuori ognuno di noi, credo, le qualità migliori. E quindi è stato un grande sogno, una grande gioia, e l'abbiamo vissuto nel modo importante. Però ecco, sembrava che si aprisse un ciclo dove doveva essere il primo passo verso altri trionfi. E invece abbiamo vinto il campionato e poi l'anno dopo ci fu anche l'apertura, credo, l'avvento degli stranieri. E noi siamo rimasti un gruppo compatto, però le altre squadre si erano rinforzate e quindi credo che quello sia stato una situazione un po' particolare, perché con quel gruppo lì di giocatori giovani e con qualche giocatore esperto l'Inter potesse aprire un ciclo, mentre l'anno dopo abbiamo già cominciato un po' a soffrire e difatti non vincemmo più il campionato. Walter Schachner, austriaco, è la stella del Cesena. Dicono abbia un contratto particolare, tanti gol, tanti soldi. Oggi, per la seconda volta in campionato, ha segnato di testa, così. Poi si è portato verso la tribuna, quasi pretendesse subito l'assegno. E poi dicono che gli austriaci sono romantici, come Strauss. Dall'altra parte, Altobelli. I suoi gol hanno raggiunto quotazioni altissime perché diventati quasi introvabili. Ma oggi, a Spillo, riesce tutto. Perfino di segnare come ai tempi belli. Osservate, un gran gol. Finalmente è arrivato questo gol. Ma diciamo è il primo e il più bello, diciamo, che ho fatto. Cioè è stato un gol che sentivo che doveva arrivare, è arrivato proprio nel momento importante, perché altrimenti se non segnavo oggi magari dopo c'erano la giornata di sosta e poteva essere una cosa che diventava troppo lunga. Questo ti servirà a sbloccare quella che hanno definito la tua crisi di gol d'oro. Ma diciamo, quando un centravanti non segna è sempre in crisi, e così è capitato anche a me. Ma comunque questo qua ha un significato molto particolare, perché ho visto a San Siro hanno fischiato i Mazzola, i Corso, i Boninsegna, quindi adesso fischiano anche Altobelli. Ti dai qualche aria, mi pare, hai citato dei nomi che non sono proprio gli ultimi della pista. No, appunto, cioè diciamo adesso come adesso, quelli che giocano a San Siro siamo io, Beccalossi, Oriali, Bordon, i Bagni. Ecco, senti, pensi che questo convincerà Berzot a convocarti per la Jugoslavia? Ma diciamo, quello che pensa Berzot non voglio saperlo, perché mi riguarda in particolare. Cioè, se dovesse chiamarmi sono a disposizione, anche in un momento molto felice. Se non mi chiama, come ho detto prima, andrò a caccia, perché dopo tanto tempo mi vado a rilassare un po'. Ma ci prendi quando spari o sei come nelle ultime domeniche? Ma qualcuno mi dice che se ci prendesse come prendo i fagiani e prendo la porta, potrei essere capocannoniere. E così, mentre Spillo concede interviste, il Beck porta in vantaggio l'Inter. E subito dopo comincia uno show dedicato a Enzo Berzot. Sono Evaristo, scusi se insisto, ovvero una lettera al CT della Nazionale. Il gol del 3-1 è di Pasinato, esperimento atomico senza il permesso della NATO. Ed eccoci alla seconda dispensa firmata Beccalossi. Come si calibra una palla di 40 metri? Conclude Altobelli dopo aver ricevuto da Bagni. Il Beck, poco dopo, riprova con lo stesso Bagni, ma l'ex perugino non ha fortuna. Allora passerei alla finale per il Beck. Osservatelo, pare il cordobès. All'inizio della ripresa torna in scena Altobelli per fare l'imitazione del compagno, portiere e palo. Fin qui un Inter quasi irresistibile. Subito dopo il Cesena, troppo allegri tatticamente nel primo tempo, i romagnoli hanno chiuso l'attacco dopo aver pareggiato con Perego. Un gol esemplare. E Schachner, insieme agli altri, abbraccia il compagno senza tassametro.
Bella l'intervista di Spillo. Gli devo chiedere dove aveva preso quel maglioncino bello. No, prendo lo spunto, sì, anche lì, insomma, un gruppo lui ha citato, era un periodo che magari non faceva gol, però credo che lui abbia fatto 3 anni che sia stato il centravanti più forte che c'era in circolazione. E ripeto, grandi compagni, e io con Spillo siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo fatto un percorso importante. Le cose strane che andavamo in giro agli aeroporti, trovavamo allenatori che ci dicevano: ma la vostra intesa da cosa nasce, come fate durante l'allenamento, preparate gli schemi. Tranquilli, gli dicevo, non abbiamo mai preparato niente, quindi era un calcio completamente diverso rispetto adesso, perché l'istintività e la conoscenza del movimento del compagno nei confronti dell'altro, quindi io, da come mi muovevo in campo, lui capiva dove potevo mettere la palla, e credo che abbiamo tirato su un'intesa straordinaria, perché tantissimi gol suoi e avendo davanti lui mi ha permesso di tirar fuori tutte le mie qualità. E poi in campo avevo giocatori come Baresi, come Marini, Oriali, che li ho schiantati un po' sul piano della corsa, però essere riuscito a avere anche la stima di giocatori magari meno appariscenti, però sempre giocatori importanti. Quindi rivedere queste partite con questi grandi amici, grandi campioni, riesco ancora a emozionarmi nonostante l'età. Lady Renata Fraizzoli gradisce i fiori dei tifosi cesenati, davvero un pensiero carino, ma il regalo di Beccalossi è di quelli che non appassiscono. Un tocco di testa elementare, e dopo soli 4 minuti la strada dell'Inter è già in discesa. Il Cesena, colpito a freddo, balbetta fino al quarto d'ora, poi riprende colore. Schachner, pressato, sciupa. Ci prova allora Garlini, che fa fare bella figura a Bordon. Genzano non ha timori reverenziali nei confronti dei big. Dopo gli applausi per aver seduto Proasca per un tunnel a Bachleckner e un ricamo aereo su Beccalossi, prova da lontano. Bordon usa le mani e forse anche Bergamo. Il rigore è nell'aria, l'arbitro Redini lo fischia per i nerazzurri. Lucchi stende Serena, preferito da Bersellini ad Altobelli. Beccalossi trasforma il 6° penalty dell'annata. 2-0. Prima del riposo, Garlini, col piede meno comodo, prova a dimezzare lo scarto. Niente da fare. Ripresa coi romagnoli decisi quanto sfortunati. Schachner sta per esultare. Marini, cosa farà proprio sulla linea, lo fredda. Ma il centravanti austriaco si rifà al 18°. Stavolta il suo destro non incontra ostacoli. 2-1. L'Inter, in affanno di fronte a tanta determinazione, rischia più del lecito. Al generoso Filippi in girata risponde Bordon in tuffo. Dopo un tutto Genzano show, eccolo, il gol che chiude l'incontro. Recchi si oppone a Bagni, Oriali insacca il pallone del 3-1. Per l'Inter un'iniezione di fiducia, per il Cesena un afflebo di preoccupazione. Ceccarelli, difensore implacabile e capitano del Cesena. Allora, uno scivolone interno che non ci voleva proprio. Beh, direi che, visto i risultati che sono successi sugli altri campi, a noi sarebbe andato meglio un pareggio. Comunque nel calcio ci stanno anche le sconfitte. Comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra in salute, quindi ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, l'aver incassato quel gol a freddo dopo 4 minuti naturalmente ha condizionato la vostra tattica di gioco. Beh, certamente, quando vai in svantaggio ai primi minuti di gioco ci sembra un attimo di sbandamento. Poi non dimentichiamo che eravamo di fronte a un Inter dove il centrocampo si è dimostrato una squadra molto organizzata, e secondo me con un Beccalossi veramente che ha dell'incredibile lasciarlo fuori la nazionale. Evaristo Beccalossi, doppietta personale, 2 punti conquistati dalla squadra in trasferta, però Fiorentina e Juventus continuano a vincere. Ma noi appunto abbiamo vinto qua a Cesena, che era un campo difficilissimo, comunque abbiamo vinto anche le altre, siamo ancora a 4 punti, però l'importante era da vincere ancora in trasferta a noi. Cosa aggiunge questa vittoria al vostro morale? Ma ci fa senz'altro bene, anche perché domenica c'è il Milan e ci prepariamo anche per convincere i nostri tifosi che ultimamente in casa li abbiamo sempre delusi. Con quello di oggi ha realizzato 6 calci di rigore, in tutto ha segnato 8 gol nella stagione corrente. Non è che fai un pensierino alla classifica cannonieri? No, assolutamente, anche perché preferivo magari fare qualche gol di più su azione e segnarne meno su rigore. Quindi Pruzzo può dormire sonni tranquilli? Ma penso di sì. Non me lo ricordavo questo, a parte complimenti al parrucchiere. No, mi ricordo che era stata un'annata strana quella lì, perché avevo fatto 9 gol, credo 7 su azione.
però anche no, ricevere i complimenti anche dagli avversari mi faceva piacere, perché non, ti ripeto, non sono mai stato un calcolatore, e mentre vedo i filmati ci sono grandi campioni anche dalle altre squadre e rivedo il film di quegli anni lì straordinari. Tra l'altro Cesena era la lotta per l'autosessione, avevamo vinto, però era stata una gara sofferta. E poi, ripeto, mi fa un po' impressione sentire gli avversari parlare bene del sottoscritto. Grazie Ceccarelli, grazie a distanza di tempo. Bene, a questo punto occupiamoci della Coppa delle Coppe. L'Inter ha faticato non poco per battere lo Slovan di Bratislava. Clamoroso c'è stato questi due rigori falliti da Beccalossi nel secondo tempo. Franco Zuccola ci racconta questa partita. L'Inter ha battuto lo Slovan di Bratislava grazie alle reti di Altobelli e Sabato, ma quella di stasera è stata una partita veramente inconsueta. I nerazzurri, che nel primo tempo avevano raccolto solo fischi, nella ripresa hanno sbagliato addirittura due calci di rigore con Beccalossi dopo che l'arbitro li aveva graziati per un fallo di Bini in area. Vedremo adesso gli episodi chiave della gara. L'Inter, anche se disordinatamente, ha dominato la scena nel bene e nel male. In apertura del secondo tempo l'arbitro Grassa Oliva ha fischiato la punizione dal limite per questo intervento di Bini in area. Due minuti dopo ha concesso invece il penalty all'Inter per l'intervento di Bojkovski su Beccalossi. Il rigore c'era. Dal dischetto Beccalossi ha mandato la palla fuori. Ecco il tiro di Beccalossi. I nerazzurri hanno insistito e l'arbitro al 19° ha visto il mani di Luovi, numero 11, in area cecoslovacca. Al dischetto è andato nuovamente Beccalossi, che si è fatto parare il tiro. L'Inter, questa è stata la sua vera forza, non si è scoraggiata e dopo aver tentato ripetutamente la via del gol ed aver sostituito il demoralizzato Beccalossi con Bergamaschi, è andata finalmente a rete con una staffilata di Altobelli, che ha ricevuto il pallone da Juary dopo una discesa di Sabato. Ecco il cross, il colpo di testa di Juary e la staffilata di Altobelli. 1-0. Al 38° Sabato ha dato alla squadra nerazzurra il gol del 2-0 su un pallone di Bagni da destra. Una vittoria che forse significa qualificazione per l'Inter, ma quanti patemi per i tifosi nerazzurri e per Marchesi? Anche qua non ci avevo pensato, me l'ero tirata un po' prima, lì dopo il servizio dei rigori, che ne avevo fatti parecchi gol su rigore in modo con grande continuità. Quella partita lì ero primo rigorista, quindi mi ricordo perfettamente attimo dopo attimo, perché sono andato tranquillo sul primo calcio di rigore e l'ho calciato male, non era neanche un tiro ma era un sospiro. Poi di solito, come in tutte le squadre, c'è il primo rigorista e il secondo rigorista. La seconda opportunità mi sono girato verso qualche mio compagno che mi fa: guarda che forse lo devi ribattere tu, e io ho detto no, ho sbagliato il primo, no. E lì scatta un meccanismo che i compagni ti danno di nuovo la fiducia, perché probabilmente non se la sentivano, quindi non potevo, cioè avevo fatto l'errore, però non potevo neanche tradire la fiducia dei compagni che mi dicevano: becca, vai a tirare anche il secondo. E sono andato anche lì convinto, però non è andata bene, quindi ho sbagliato. Poi non sono stato sostituito all'amico Gianni perché ero demoralizzato. Come in tutte le cose, mi ero, dal sistema nervoso, dai due errori, mi ero stirato, quindi ho dovuto uscire per infortunio. E lì ci fu veramente un po' di tifosi che, chiaramente sbagliando due rigori, insomma, si sono fatti sentire. Però perché sottolineo questo? Perché poi dopo, rientrando dopo 10 giorni, mi avevano perdonato questi due errori, quindi grande fiducia nei miei confronti, e questo in una serata negativa mi fece capire che, insomma, ero stimato, e il tifoso nerazzurro nei confronti miei ha sempre avuto grande stima. E poi meno male che negli ultimi 10 minuti, quando io ero nello spogliatoio e non vi dico quello che ho combinato dal nervoso, Sabato e Altobelli, eravamo riusciti lo stesso a vincere 2-0. Bravi ragazzi.
Con una mossa a sorpresa di Beccalossi, l'Inter dà scacco alla regina, che è costretta ad abdicare momentaneamente. L'Inter ha stupito noi, il suo pubblico, figurarsi la Roma, messa immediatamente alle corde da una partenza lanciata dai nerazzurri. La squadra di Radice ha azzeccato immediatamente tattica, affrontando la zona romanista con ritrovata vigoria e ottenendo sempre spazi generosi per affondare dei colpi violenti che hanno scosso la squadra giallorossa, vittima di un perdurante malessere. Oggi la Roma ha praticamente regalato 4 uomini all'avversario. Se Lidl aveva recentemente tenuto a bagnomaria anche qualche pezzo pregiato, è soltanto perché aveva visto lungo. Beh, questo si sapeva, che quelli che hanno lavorato molto e sono stati generosi nella squadra, anche giocando in nazionale, i vari tornei, è ovvio che sentono un po'. Per mezz'ora si è vista la migliore Inter della stagione. Geometrie precise e veloci e giocate eccellenti, saltate dalla vena particolare di Müller e Beccalossi. Le cose migliori le ha offerte il centrocampo, sempre pronto sia in fase di copertura sia in fase di impostazione. A completare la giornata felice della squadra nerazzurra hanno contribuito la sicurezza del rientrante Bini e il prezioso lavoro di raccordo di Altobelli. È chiaro che il gol di Beccalossi, che rivediamo e che è stato contestato dai romanisti, ha indirizzato la partita su un binario ben preciso, ma la Roma vista a San Siro ha denunciato un'insolita carenza di personalità. La sua reazione è sfociata soltanto in pochi tentativi da lunga distanza e nella ripresa, con un ritmo a lei più congeniale e con un Inter attenta nel difendere il vantaggio, la Roma non ha potuto costruirsi varchi. E così d'incanto, dopo un mercoledì di Coppa che ha lasciato tutti perplessi, l'Inter ha riacquistato i suoi connotati di squadra dalle grandi ambizioni. Ma l'Inter di quest'anno, si sa, è squadra pazza. Direi che poi la pazzia non è solamente dentro, ma è un po' anche tutto nell'ambiente, no? Perché poi hanno esagerato anche nelle critiche. Gigi Radice recentemente ha paragonato l'Inter a una Ferrari. Adesso la Ferrari è a punto. Beh, io così ho detto che per mettere a punto una Ferrari è molto più difficile che un'altra squadra, ma non, comunque è vero, perché questa squadra, dopo questo inizio piuttosto delicato, abbiamo avuto dei problemi di risultati, di gioco, adesso sta funzionando e devo dire che anche oggi abbiamo dimostrato che la squadra sa interpretare delle prestazioni valide anche contro una squadra come la Roma, che ci ha impegnato proprio fino alla fine. Per la Roma, che ha raccolto un solo punto in 3 partite, si apre una settimana di meditazioni in vista della trasferta di Torino. Per l'Inter, invece, il gol di Beccalossi significa l'inizio di un sogno? No, sognare no, perché siamo un po' ancora in ritardo rispetto alle squadre di testa. Comunque è importante, perché abbiamo delle buone possibilità di risalire la corrente. Ecco. Vedo volentieri Gigi Radice. Tra l'altro mi sembra di ricordare che c'era stata la campagna acquisti, era arrivato Hansi Müller, quindi c'erano già un po' di polemiche e la partenza in campionato con l'arrivo di Gigi Radice non era stata delle migliori, però ho un ottimo ricordo di un grande allenatore e un grande personaggio. Era riuscito a creare un gruppo eccezionale e difatti quel campionato lì, pur partendo male, si è riusciti a risalire la classifica e secondo me fare un campionato positivo. È peccato per la partenza, però mi fa piacere, perché veramente il gruppo ha un grande ricordo di Gigi Radice, perché sapeva fare spogliatoio, andava sul personale, quindi io, tra l'altro, che non giocavo sempre perché cominciava a esserci il dualismo tra Hansi Müller e Beccalossi, lui l'aveva gestito benissimo. E poi, ecco, credo sulla punizione, mi ricordo benissimo perché dovevo batterla io, poi è arrivato Bagni, no, Becca, tiro io, e ho detto vabbè, tirala tu. Però non avendo molta fiducia di Salvatore, quando è partito a calciare ho detto vado sulla traiettoria perché magari se sbaglia riesco a far gol. Quindi lui ha tirato non benissimo, la palla si è impennata e io ne ho approfittato e ho fatto gol. Fra Sampdoria e Cavese è 8-1, non c'è quindi bisogno di commenti. Il passaggio è di Sunes per Pari, che porge a Beccalossi, in profondità Francis. L'inglese non si fa pregare, un bellissimo cross e Vialli mette dentro. Sono 40 secondi di gioco, 1-0 per la Sampdoria. Subito dopo, ancora la Sampdoria a avanzare, Pari, palla a Francis, gran tiro di Francis e Oddi si salva in angolo. 17 minuti di gioco, Salsano va molto bene via sulla destra, non tira intelligentemente, porge a Pari che segna il secondo gol. La Cavese reagisce con questo tiro di Pavone, ma è ancora la Sampdoria, Salsano,
Francis, ancora bellissimo col vitacco per Sassano, leggero ritardo, palla al lato. Renica, eccolo avanzare, il cross, Beccalossi, respinge Malaman, ancora Beccalossi, e sono tre gol. La Cavese fino a questo momento si è difesa come ha potuto, reagisce, un cross di Malisan, Fratena, un buon numero 7, accorcia le distanze, 3-1. Ancora la Sampdoria, c'è questo gran tiro di Vialli, parato molto bene da Oddi, poi respinge la difesa, quindi questo cross e il colpo di testa di Francis al lato, poi ancora su questa azione della Sampdoria, Francis un gran tiro al lato e Beccalossi arriva in ritardo. Ma Beccalossi si rifà subito dopo, un slalom dei suoi, un tiro di destro ed è il quarto gol per la Sampdoria. Non è ancora finita, testa di Francis, calcio d'angolo, ancora una bella azione, Mannini crossa, Vialli di testa, palo interno ed è rete. Sul 5-1 si va al riposo. Ed eccoci al secondo tempo, un cross di Vialli, uno splendido colpo di tacco di Francis per Sunes che crossa su Sassano, testa del piccoletto e spinge il portiere Oddi, ma poi Sassano mette in rete ed è il 6-1. Ed ora Beccalossi per Renica, splendido passaggio, bellissimo anche il gol. Francis cerca il gol a tutti i costi, opera un bello scambio con Vialli, poi tira quasi a colpo sicuro ma Oddi è molto bravo, in questa occasione respinge il pallone. C'è ancora un cambio nella Sampdoria, dopo quello di Scanziani c'è Mancini che entra a posto di Vialli. Reagisce ma debolmente la Cavese con Mari che opera questo tiro parato facilmente da Bordon. E infine ancora uno show di Beccalossi che di esterno da Mancini e sigla l'8-1 per la Sampdoria. Prendo la rincorsa qua. No, lì me la ricordo benissimo. Prima partita di Coppa Italia, esordio a Marassi con i nuovi tifosi della Samp, poi un gruppo anche lì che poi negli anni sarebbe diventato un gruppo importante perché fece grandi risultati e quindi c'eravamo io, Mancini, Vialli, Scanziani, Viercu, mi sembra, o Mannini, insomma un grande gruppo, però la cosa che mi colpì è che la prima partita, due gol, Coppa Italia, insomma avevo giocato bene e si pensava, difatti ho detto bene, dai, sono partito bene, sono contento perché venendo via da un ambiente importante come era l'Inter, che erano stati gli anni migliori, sono andato a Genova, alla Sampdoria, perché Bersellini mi ha voluto a tutti i costi lì e quindi partire bene era importante. Invece, nonostante mi fosse stato bene con i miei compagni, perché veramente si stava bene, la squadra, la società, il presidente Mantovani, una grandissima persona, a livello calcistico quell'anno lì ho fatto 9 partite. 9 partite mi ha fatto riflettere molto, quindi a distanza di anni ce l'ho ancora un po' qua perché ero convinto, anzi tira via, ero convinto, credo di aver firmato un accordo di 2 anni e poi ho scoperto che ero là un anno in prestito, quindi magari sì, con gli anni si capisce che magari essendo in prestito non avere interesse a trovare spazio e quindi lo ricordo bene, però sportivamente non ho dato molto. Monza e Cesena, vince il Monza e il Cesena mette da parte la speranza, se non la voglia, di Serie A. Maestro Lidon, dacci una mano, che diresti se dovessi commentare questo 3-2? Una partita combattiva, con capovolgimenti. Monza, ultima in classifica, ha dimostrato di essere all'altezza e ha giocato a pari con Cesena, che è una squadra che si pensa può andare in Serie A. Bene, ed ecco allora i gol, dopo 8 minuti, splendido il sinistro del terzino Tacconi, alla riva si è detto. Alla mezz'ora, uno degli osservati speciali, Agostini, ed è 1-1. Si riprende, è il gioco dei 7, dopo Agostini è Bollis che si scatena a rigore, Beccalossi fa 2-1. Ecco ancora Bollis, ed è rigore numero 2, Beccalossi, e fa 3-1.
Poi il va e viene dei cambi che non conta, non conta neanche il gol del numero 14 Perrotti al 45esimo, perché fa 3-2, il Monza resta padrone di una bella vittoria, anche se non tanto sofferta, ma meritata. Anche qua avevo un grande ricordo, nonostante a livello sportivo avevo già intrapreso la famosa parabola, perché situazioni un po' strane, alla Samp poche partite, per poter tornare a giocare avevo scelto Monza, però anche lì fu un anno sicuramente non positivo, anche se rivedendo i filmati vedevo dei giocatori che quell'anno lì ho avuto un problema, mi sono infortunato, sono stato fuori 3 mesi, poi altri giocatori importanti eravamo stati bersagliati dagli infortuni e non, a livello sportivo, non, tra l'altro mi sembra che eravamo anche retrocessi, quindi un'esperienza bene anche lì con le persone che ho conosciuto, il presidente, gli addetti ai lavori e buon rapporto con i tifosi, però a livello sportivo fu un'annata negativa. Dagli amici mi guardi Dio, dirà certamente Altobelli dopo quello che è successo questa sera a Brescia. Sono stati proprio i suoi ex compagni di squadra dello scudetto del 1980, Bordon, che ha parato 2 tiri dal dischetto, e Beccalossi, che ha segnato il gol decisivo, a segnare la sconfitta della squadra nerazzurra, che ha fatto la stessa fine fatta a Taranto, 2-2 sul campo, poi sconfitta ai calci di rigore. Eppure l'Inter sembrava dominare questa partita dopo il primo tempo. Dopo un palo di Altobelli, Turchetta ha fatto capire a Zenga che non sarebbe stata una serata tranquilla per lui. Qui Branco sulla respinta tira fuori. Comunque l'Inter, come si è detto, è sembrata ben organizzata. Quando Altobelli è partito sulla sinistra, poco da fare per la difesa bresciana. È il 5° gol di Coppa per l'attaccante e 1-0 per l'Inter. La squadra nerazzurra continua a premere, il secondo gol di Matteoli è molto bello, scambio con Scifo, Matteoli in mezzo a 4 avversari, si fa luce e va al tiro di sinistro, 2-0. La partita è chiusa, niente affatto. Nella ripresa ecco il Brescia in avanti e Zenga avere il suo da fare, buona squadra il Brescia. Dicono che Scifo sia l'erede di Beccalossi alla regia, intanto però gli ammolla un sommommolo in questa circostanza. Bonometti ha l'opportunità per andare a rete ma la sciupa così. Esce Scifo, che già mercoledì era stato toccato duro. Una squadra buona, abbiamo detto, il Brescia, ma in questa occasione ha avuto l'opportunità di andare a rete la squadra di Giorgi. Adesso il gol del Brescia realizzato da Chiodini di testa e poi il calcio di rigore, Bergomi a terra Branco e dal dischetto il brasiliano segna il gol del 2-2 e si va così al supplemento, ai rigori per stabilire il vincitore. Tira Branco, parato, pensate, poco fa aveva segnato. Mandorlini alto, Bonometti segna 1-0. Matteoli deviato, Mariani 2-0, Altobelli 2-1, Piovani 3-1, Ferri 3-2 e il rigore decisivo lo realizza Beccalossi 4-2, risultato complessivo 6-4 per il Brescia. Faccio fatica, un bel ricordo perché praticamente mi sono trovato a tornare a Brescia, finito i miei anni con l'Inter, la Samp, Monza e di fronte all'Inter, che è stata la squadra che mi ha permesso di prendermi grandissime soddisfazioni e di fare una carriera importante. L'episodio del rigore me lo ricordo benissimo perché era quello decisivo, quindi avevo già ripreso a batterli, però ero ancora un po' condizionato sempre dai 2 errori che avevo fatto parecchi anni prima, quindi è stato importante, sono andato senza problemi e ci ha permesso appunto di vincere la gara. Però mi ricordo che quella partita lì vedevo i miei compagni che per tanti anni eravamo insieme con la maglia dell'Inter e rincontrarli sul mio pubblico, sulla mia gente, perché io ero partito da Brescia, sono nato a Brescia, è stata una grande serata di emozioni. Bentornato Evaristo, il calcio perde un disoccupato e riacquista con Beccalossi un campione di classe indiscutibile ma sempre troppo discusso. Con lui all'esordio nel Barletta anche l'ex leccese Vincenzi.
per rispondere alla calorosa accoglienza dei nuovi tifosi, prima i fiori, poi le delizie. All'ottavo, magico destro del vecchio Beck per il terribile sinistro di Marcellino, ragazzino col vizio del gol, stavolta davvero bello. Reagisce la San Benedettese, ma non troppo. Salvioni, Mariani e Ficcadenti lavorano bene a centrocampo, ma Valuti e Pirozzi non trovano spazi nell'attenta difesa barlettana. Un salvataggio per parte, quasi sulla linea di porta. Poi Torri, dopo ottimo palleggio al limite dell'area, chiama Baroni ad una parata tranquilla. In avvio di ripresa Andreoli manda sul fondo la palla del pareggio e nelle mani la sua disperazione. E così bastano tre minuti al Barletta per chiudere la partita. Al secondo ancora Marcellino spunta in contropiede, ben servito da Fioretti, 2-0. Ma i gol nel Barletta non doveva segnarli il nuovo acquisto Vincenzi. Eccolo qui il sigillo dell'ex leccese su delizioso assist di Beccalossi, ancora lui. San Benedettese stordita ma generosa, colleziona solo angoli fino alla mezz'ora, quando Ermini riesce a segnare, almeno per l'onore. È troppo tardi però per rimediare, anche perché il quarto gol barlettano, fallito di poco in un paio di circostanze, arriva proprio allo scadere. Dalla panchina con furore Pino Giusto fa tutto da solo partendo da centrocampo. Già, giusto un pizzico di maradonite non guasta mai. Bella, bella quell'esperienza lì, c'è dietro un percorso che è praticamente nel servizio il disoccupato, quindi io avevo già preso un giro, pur essendo ancora nel pieno della mia carriera, avevo trovato delle situazioni strane. Comunque io sono stato un paio di mesi in giro, c'era i disoccupati che si allenavano al Ciocco, quindi il Barletta era la prima squadra che ha cercato di dire verresti a giocare lì. E ci fu il presidente e il direttore sportivo che vennero a parlarmi e ha detto ma ti piacerebbe fare un'esperienza sul guarda, non l'ho mai fatta e prima di smettere voglio farla. Però per andare a Barletta ho convinto a portare altri tre giocatori, mi ricordo che c'era Vincenzi, c'era Panero, c'era Saltarelli e sottoscritto. Quindi siamo partiti dal ritiro del Ciocco come disoccupati e andammo a fare l'esperienza a Barletta. Difatti quell'anno lì credo ho fatto 7-8 gol e arrivavamo a metà classifica, quindi ben visto dai tifosi, e poi vivevo anche al mare che non era male e quindi la ricordo bene. Poi da lì ero proprietario del mio cartellino, avevo fatto bene e ho chiuso con un'esperienza, vediamo dove, a Pordenone. Pareggio a reti inviolate, infine al Bottecchia tra Pordenone e San Donà. Tra i neroverdi, oggi in maglia rossa come vediamo nelle immagini, ha debuttato l'ex fantasista dell'Inter Evaristo Beccalossi. E lo ha fatto davanti a poco più di 300 persone, ben poco rispetto a quelle che era abituato a sentire più che a vedere, quando non molti anni fa evoluiva a San Siro, la Scala del Calcio, e nei maggiori stadi nazionali ed europei. Ma anche questa è la legge dello sport. A soli 33 anni il Beck, dopo aver difeso nelle ultime due stagioni in Serie B i colori del Brescia e del Barletta, si ritrova nell'anonimato del campionato interregionale, un anonimato che si vuole dorato, sembra che Beccalossi abbia firmato un contratto biennale di 200 milioni, ma sempre anonimato. La prova odierna dell'ex fantasista dell'Inter è stata complessivamente buona, le sue solite invenzioni però non sono servite a molto, anche perché non esiste ancora l'intesa con i compagni, avendo svolto con loro praticamente un solo allenamento. Al Bottecchia oggi c'era anche Pedrinho, il brasiliano che alcuni anni fa giocò con il Catania e che il Pordenone starebbe per ingaggiare.